Dead Island 2 presenta Sola. Senti il ritmo? Una nuova espansione della storia è ora disponibile. Contenuto scaricabile sbloccato. Vai alla scheda dei contenuti extra. D'accordo? Cerca l'icona a forma di sole sulla mappa del viaggio veloce o a Beverly Hills, dopo aver completato la missione del cacciatore di giganti. E chi se la ricorda? Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Dead Island 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata con il secondo DLC della storia. È passato un bel po' di tempo dal completamento dello scorso DLC ed effettivamente è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche i comandi del gioco ora come ora. Devo un attimo riprenderci la mano. E onestamente non mi ricordo neanche che cosa c'ho. Sai che non avevo mai notato che la collina là sopra era in fiamme? Che tra l'altro, appunto, tra l'ultimo DLC e questo, avrei dovuto ottenere degli altri oggetti, se non ricordo male. D'accordo, prima di azionare il DLC, cattive vibrazioni. Vediamo se al Serling hanno qualcosa. No, a quanto pare ho già preso tutto quanto. Sono contento che comunque lui ci rivenda tutta la roba che già abbiamo. Sai, anche solo per cambiare la build ogni tanto. Vorrei vedere se però hanno aggiustato un bug che c'era nella versione precedente. Ovvero, prendiamo la Kami & Whisky e proviamo ad aumentare del nostro stesso livello. Ora lo cambi whisky fa 545, che è lo stesso danno che fa questa qui, che già abbiamo trovato a livello massimo, che è anche lo stesso danno che fa la morte di Red, che abbiamo appunto trovato a livello massimo. Ora, rimarrà di questo livello anche dopo che saremo usciti dal gioco? Speriamo. Era necessario potenziarla? Onestamente no, però. E prima di partire diamo un'ultima occhiata al nostro albero di abilità, che a quanto pare è roba nuova. Ok, sembra una roba molto cyberpunk questa, il dono di Constantine. Quindi l'abbiamo già ottenuta nello scorso DLC ma non l'avevo ancora vista. Hai la sua benedizione, subire danni quando il tuo indicatore di furia è pieno provocherà un'esplosione che danneggia gli zombie. Molto bella. E questa invece? Masochista. Aha. Ti piacciono le vere sfide? Sopravvivere e lei diventerà molto più impegnativo con questa carta. È un percorso intrapreso dagli ammazzazombie più pericolosi. Immagino che però aumenterà anche i nostri guadagni. Venite al Sola, il primo festival itinerante sostenibile di Los Angeles. D'accordo. Abbiamo tutto ciò che ci serve. Possiamo andare verso il Sola. Cancello Aurora. L'inizio del primo DLC non era male. Vediamo com'è questo. Tra l'altro nella descrizione appunto del DLC descrivevano anche nuove armi. Ma saranno nuove armi vere e proprie tipo la balestra o saranno nuovi modelli per le armi? Scopriamolo. Ah, così? Peccato, mi aspettavo... This place is so LA. Oh, Sola Festival. Clever. Beh dai, come ambientazione non mi dispiace. Spero che la storia sia all'altezza. No, ho distrutto un bong. Quanto ci fa che qua nella parte iniziale non ci trovo nulla? Wait. Peggio degli zombie? Questo è un poster? Ok. Ma è collezionabile o era qui solo per essere preso? Comunque armi. Ok, no, niente armi, peccato. C'è un vasetto di marijuana. Gli vorrei tanto dare fuoco per sentirne il profumo. Sta chiamando, eh? Quindi è una presenza oppure qualcosa di mentale? Ok. E abbiamo bisogno di una chiave. Qua invece? Perfetto, posso entrare. Ehi là, c'è qualcuno? Vabbè, dove ci dicono di non andare, ovviamente noi andiamo. Ho visto qualcosa? Ah, è un bastone. Mi ricorda tanto l'inizio di Dead Island 1. Sento costantemente rumori di zombie, ma ancora non se ne vedono. Scusami, è palese che loro siano di qua. Peccato, non ho preso nessuno. Vabbè, ovviamente facciamo quello che dei bravi ammazzazombie fanno. Entrano dove sono gli zombie. No, effettivamente no. Sola. Socks are tingling. Madonna mia. Era così lento anche prima il personaggio? Vieni qua. Siamo sempre stati così lenti?
o hanno ridotto la nostra velocità, scusami. Ecco fatto. Testa di cazzo. Ma cretino di... Non ti azzardare a scappare, eh? Testa di cazzo che cerca... Vai via tu. Addio. Mamma mia. Iniziamo già male. Hanno ridotto di tantissimo la velocità di alcune armi. O è il mio personaggio che è rimasto un po' indietro, o mi sembra che la velocità di quasi tutte le armi sia stata ridotta di molto. Sì, 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 ora sto lontano dal Sola Festival. Dopo che mi sarò occupato di tutta la situazione, ovviamente. Quanto è bello sto fucile, madonna mia. Forza, forza, vieni. Kaboom! Ah, un po' mi mancava questo gioco, eh. Tempo fa avevo iniziato anche un'altra run, poi però, vabbè, altri giochi sono arrivati, altri motivi, guarda, lo sapevo, per quello ero lontano. Altri motivi mi hanno fermato dal giocarlo, però... Il gioco comunque è divertente. Bavoso, schifoso. Kaboom! Ecco, lui... Sicuramente non mi era mancato. Dunque, il mio obiettivo è qua dentro. Buongiorno, sono un essere umano, per quanto ancora si possa definire tale. Ehi là, c'è qualcuno qui? È troppo tardi per me, eh? Oh, una cutscene, finalmente, aggiungo. Hello? Hello? Era la donna alla radio o era un urlo generale? Cos'è, una cowboy? Prima spari, poi chiedi notizie, ovvio. Oh, ma bellissima sta cutscene. Forse la PS5, eh? Però è anche fatta proprio bene a livello di tempi, movimenti. È uno scontro tra cowboy veramente, ma porca miseria. Cosa sei? Si tiene le budella questa. E si sta strappando la carne. Jacob, ti conviene sparare prima di fare domande. Wow, ma porca miseria, ma hai fatto benissimo sta parte. Hai fatto veramente bene. Ok, è una frusta tipo. Sì, usa le budella come frusta questa. Sì, mi sa che ti conviene... Porca troia! Cassidy si chiama, eh? Porca puttana! Se fino ad ora... Gli zombie li affrontavamo tutti ravvicinati, qua... Non è un'opzione. Cosa fa? Lancia pure le granate! Ma sei... Bastarda! Bastarda, Laida! Porca miseria, anche tu, Jacob, però! Ricarica sta maledizione di cosa! Porca troia! Niente, non ci si può proprio avvicinare a questa.
La scelta migliore ovviamente rimarrebbe andare in furia, però cavolo. Pure le combo fa questa. Ok, ho capito. Non si scherza con la stronza. È arrivato qualcun altro? Bastarda? Ecco qua. Angry vibes for a New Age festival. Mamma mia. È un po' tardi per chiedermelo, eh. But you'd miss out on the timeshare deal of the century. Parla con la donna ostile. Buongiorno. Home away from home. Homely. Eh beh, certo. Ok, it's a dump. Allora, prima di parlarci, ovviamente, saccheggiamo. Ehi, ma questo è il poster dell'house. Comunque. Oh, la madonna, non pensavo che andasse così in fondo sta zona. Duh, il fatto che sono già qui ormai. Buongiorno, Grace. You can just turn right back around and leave the way you came. Hello. Any chance of a cuppa? Psyop super soldier. You got alien DNA, don't you? Ok, complottista. I'm Jacob. These broadcasts are public service. Stay away from it. And what is it? Esatto. The beat. What? Tango? No. Bossa Nova. Wait. Half-time shuffle? Right. Nutcase. Grace, just like always. Go and don't come back. Great advice. Come on. Let's get out of here. I can't. Non posso. Won't let me. Immaginavo. Be more than just this beat, right? You're not going to believe me. I've seen shit too, darling. So try me. I've tried my whole life. People like you don't want to believe. You just want everything to. Ascoltami, dopo un'epidemia zombie credo a tutto. So far from normal, I have to punch myself in the happy sack every 5 minutes. So try me. Esatto. Happened at the main stage. Headline act on the final night. 30,000 people dancing. Suddenly there was this beat vibrating in my bones. Okay. It came from the speakers, but it was music. It was something more. Okay, immaginavo. People were screaming, holding their heads. They just turned in seconds. They all turned. It was carnage. Hold on. They were. Bitten. 30,000 people don't get bitten all at once. It was the beat. Potrebbe. Ho una mezza teoria, però aspetto che finisca. Strange glass speakers. They have this energy coming out of them. I can still hear it. E hai paura di trasformarti. What's your name? Grace. Okay, Grace. I believe you. And I can help you. The beat will take you too. Nah, I'm a special flower. Stay put, I'll take a look. Right. The beat's coming from the indie zone in Fusion. Okay. But only a fool would go there now. Cattive vibrazioni. You don't hear that? Hear what? Esatto. This beat? It's always there. Itching the back of my skull. Esamina il ritmo. Allora, ho una mezza teoria. So what's this beat sound like anyway? A pulse. A call like your cells, your blood, your marrow. Guarda, mi stava già per rispondere. Potrebbe essere che questo ritmo è effettivamente un ritmo, qualcosa di strano. It's not in your head calling you back. Whatever. Do what you want.
Grazie. È effettivamente un ritmo che tu senti, percepisci, ma questo ritmo riattiva o attiva addirittura... Cos'è stato? Che? Cos'è? Che sono sti rumori? Le cellule infette del tuo corpo facendoti trasformare prima del tempo. Semplicemente, a parte vabbè il libro degli illuminati, questo ritmo è un attivatore. E qui abbiamo un messaggio mai inviato. Pensavo fosse una carta, onestamente. Ui, c'è un passaggio qui. I don't mind community service, but it's nice to get a warning. I repeatedly told you not to come here. Vabbè. A beat, some kind of noise that turns people into zombies. There's more to this. Esatto, bravo che l'hai capito anche tu. Ma questo? Ah, è un negozio. C'hai qualcosa di unico? Lo squartatore. Aha. Eccola qua, finalmente un'arma alla Dead Rising, che tra l'altro è anche leggendario. Beh, $34,000. Non è una grande spesa. E sai che ti dico? Dammelo. Lo squartatore. Allora, il girarrosto a me sembra che sia molto più lento di come l'avevamo lasciata come arma. Iniettante da mischia superiore, danni da sanguinamento. Rivoluzione. Gli attacchi incrementano la velocità della tua lama, gli attacchi pesanti e i contrattacchi lo fanno aumentare ulteriormente. La velocità massima attiva uno stato sovraccarico in cui si infliggono danni aumentati. Insomma, a un certo punto diventa talmente veloce che fa ancora più male. Uccidere gli zombie aumenta i danni. Beh, buono dai. Mi serve quindi qualcosa che aumenta la velocità di carica. Si caricano più velocemente. Perfetto. Non vedo l'ora di provarti. Però dovrei lasciare giù qualcosa.